va in porto questo piano Pullman, così come è concepito, dobbiamo vendere le attività, ma non solamente noi, tutta la filiera del turismo. Ci sono in ballo 15.000 posti di lavoro e tutto l'indotto che c'è nel turismo. Domanda: Roma di cosa vive? Di industrie? Di turismo? Non vogliamo fare come ci pare, vogliamo avere delle regole precise che però agevolino il turista e il passeggero. Ogni volta che abbiamo proposto qualcosa di diverso da quello che loro avevano già deciso, si sono alzati e se ne sono andati. I 5 Stelle devono imparare ad ascoltare, devono imparare a stare nelle piazze, ascoltare il popolo, aiutare il popolo, i lavoratori, e non spremerli come limoni. Sono come noi, rispettano le importanti che La legge 21 fa un distinguo tra i taxi e i noleggio con conducente. I taxi fanno servizio da piazza, l'NCC fa servizio da rimessa. Quando non abbiamo il servizio dobbiamo stare in rimessa, che è nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È questo che determina la concorrenza leale. C'è un'altra parte della nostra categoria che invece non lo fa. Persone che vivono qui a Roma prendono autorizzazioni in comuni lontani centinaia di chilometri e operano stabilmente come facciamo noi. Siccome qui per 2 anni siamo stati senza regole, il governo ha deciso di stabilire alcune regole che non impediscono di lavorare a nessuno. Solo facendo questo si evita la giungla. Voglio dare un messaggio al nostro governo che noi il reddito della cittadinanza non lo vogliamo, vogliamo lavorare. E c'è qualcuno che ci vuole togliere il lavoro, questa è una ingiustizia. Noi siamo per la libera circolazione dei mezzi, dei servizi, sia per il cittadino che per noi imprese, che dal 1 gennaio siamo destinati a chiudere. Parliamo di 200.000 lavoratori e di 80.000 imprese. Noi allo stato attuale, da sempre, dal 92 e ancora prima, quando non c'era la legge che regolava il nostro settore, operiamo in qualsiasi parte d'Italia, siamo imprese, quindi facciamo contratti con aziende. Senta, nell'altra piazza però, a Palazzo Madama, ci sono alcuni NCC romani che in realtà sono a fianco dei tassisti. Di fatto si stanno comportando come i tassisti, pensando che da domani la loro autorizzazione possa acquisire un valore più grande di quello che ha oggi, come i tassisti che possono pensare ad un monopolio di fatto qui a Roma.